Adesso, poi torni dopo, vai, tieni. Torni dopo. Adesso abbiamo un grande personaggio che ha fatto un sacco di cose nella sua vita, tra cui la senatrice Franca Rame, la signora Nobel. Mandate la diretta. Lei ha la sua attrezzatura. Bene, ci siete? Buonasera a tutti. Prima di iniziare il mio intervento vorrei mandare un abbraccio, un saluto a una cara amica che non conosco ma di cui ho seguito ogni vicenda tragica e dolorosa, Silvana. Allora, vi abbraccio tutti quanti, soprattutto perché so che siete disperati e con la terribile certezza di essere stati traditi, umiliati, trattati come pupazzi da scannare e strizzare per far quattrini. Perciò, prima di rivolgermi a voi tutti, vorrei comunicare qualche mio pensiero indignato a gente di grande peso, terribilmente responsabili di tutto ciò che voi state vivendo, e voglio parlare con loro. Eccomi qua, mi sentite? No, non mi sto rivolgendo a voi, mi sto rivolgendo al signor Schiavone, detto Sandokan, a Bigognetti, detto Cicciotto di Mezzanotte, eppure a lei, Antonio Iovine, detto Oninno Latitante. Spero che dal bunker dove è nascosto mi possa ascoltare. E a tutti i vostri soci, amici, mi sentite? Sono qua. Scusatemi il disturbo, ma vorrei affrontare con voi, cioè con loro, il problema dell'emergenza dei rifiuti in campagna, che ne sapete qualche cosa. Emergenza che dura da almeno 14 anni. La storia è iniziata negli anni 90 grazie al nuovo business della monnezza creato dalle imprese del nord, bisognose di smaltire i loro rifiuti tossici. E a chi si rivolgono? A chi si rivolgono? A voi, i casalesi di Sandokan, la famiglia con maggiore vocazione imprenditoriale, a fiutare la nuova possibilità, di immenso guadagno. Non vi bastavano più i milioni accumulati con cemento, droga, armi, abiti griffati, centri commerciali. La golosia del mare di danaro che vi sarebbe arrivato ha fatto presto unire i vostri clan con gli imprenditori che gestiscono l'aspetto legale della faccenda. Quindi da questo punto eravate tranquilli e ancora più tranquilli dalle coperture delle connivenze politiche, che tutti sanno che ci sono e come. E via, che è partita l'operazione smaltimento rifiuti industriali di mezza Italia nella vostra terra. Nella vostra terra avete portato rifiuti industriali, voi, Sandokan, eccetera, eccetera, nella vostra terra. Nel febbraio del 94 nasce la commissariato per l'emergenza d'amministrazione pubblica affidato a imprese private, la realizzazione della raccolta differenziata. Queste società, spesso improvvisate ad hoc, non avevano nessuna idea tecnica di come organizzare, di come fare, di come si possa realizzare un simile importante servizio. Troppo faticoso informarsi e agire correttamente senza ridurre la più bella città del mondo ad una pattumiera e provocare malattie e morte. Aziende come la Fibe di Romiti, l'Impregilo, che pur essendo state giudicate incapaci dalla commissione tecnica, hanno vinto l'appalto, chissà come mai, battendo addirittura l'Enel, che aveva punti di qualità più che notevoli.
L'impregilo era incompetente, ma grazie agli appalti in campagna ha fatto il salto di qualità. Milioni e milioni e milioni di euro per smaltire ecoballe, scusatemi, per non smaltire ecoballe. Si sono spesi da allora quasi quasi 2.000 milioni di euro. Risultato, 14 milioni di tonnellate, 14 milioni di tonnellate di rifiuti sfuggiti al controllo ufficiale. Dove saranno mai finiti 14 milioni di tonnellate? Lo so che voi signori dell'onorata società offrite ai consorzi un prezzo di smaltimento 50 volte inferiore a quello che paga la regione campana alla Germania. Ma laggiù, a Düsseldorf, la monnezza viene smaltita. Qua, grazie a voi, la monnezza rimane. So bene che non siete voi a riempire le strade di spazzatura. So che non siete voi ad avere generato l'emergenza, ma grazie all'emergenza che vi hanno regalato i politici avete aumentato i vostri profitti, milioni, milioni, milioni. Molti cittadini napoletani, campani, autonomamente avevano messo in atto la raccolta differenziata, ma quasi immediatamente si sono resi conto che la monnezza veniva sbattuta sui camion in un unico calderone, tutto rimischiato. E si sono incazzati. E dove erano il comune, la regione, la provincia? Nessuno ha controllato, nessuno ha saputo, nessuno ha visto, tutti dormivano. Voi signori delle discariche abusive, vi rendete conto di quello che avete messo in piedi? Vi rendete conto? Avete acquistato campi di contadini anziani o malati per approntare sversatoi delle peggiori schifezze industriali che nottetempo raggiungano la campagna. Silenziosamente avete riempito le discariche di letame tossico che attraversa l'Italia con bolli di trasporto falsificate. Quando arrivano certi tir, non so se voi ne siate a conoscenza, quando arrivano certi tir non scaricano nulla. Fate uscire il conducente, dopo aver sigillato il camion con la fiamma ossidrica, viene calato direttamente nei vasti crateri della discarica. Come racconta Roberto Saviano, vengono seppelliti i tir vengono seppelliti. È veramente un film dell'orrore. Ma siete coscienti di quale terribile pericolo contengono quei tir interrati?